realizzeremo una maschera da clown con il sacchetto del pane. Occorrente: carta crespa colorata con la caldo, sacchetti del pane, una matita, una colla, una forbice, una pinzatrice, un righello e dei fogli di carta colorata. Misuriamo 30 cm dalle parti chiuse e facciamo una riga. Tagliamo il sacchetto a 30 cm. Ora realizziamo la bocca del clown con i cartoncini colorati. Scegliete un colore e ritagliate un sorriso. Se non siete capaci di fare un sorriso, ricopiate dal nostro modello. Lo trovate cercando Pagliaccio su www.gelettoriciambe.it. Potete ritagliarlo e colorarlo, oppure usarlo per ritagliare i cartoncini colorati. Utilizzando il nostro modello, ritagliate la bombetta del clown. Adesso ripassiamo i contorni di nero. Adesso realizziamo gli occhi del pagliaccio. Dovete disegnare due ovali. Se non siete capaci, potete usare l'ovale del nostro modello. Ripassate col pennarello nero e dopo ritagliate. I nostri due pagliacci sono quasi pronti. Mancano soltanto il naso e i capelli. Per fare il naso prendete un pezzettino di carta colorata crespa. La cacciate, la girate, poi arrotolate nel vostro dito. E poi fate un bel nodo. Utilizziamo la colla a caldo per incollare il naso. Usiamo la colla stick per incollare la bocca. Prendete due fogli di carta crespa e li arrotolate singolarmente. Ritagliate tutti i lati della carta crespa. Ecco qui i nostri capelli. Adesso li pieghiamo a metà e li pinzate. Con la colla a caldo li incolliamo qui. Adesso applichiamo il cappellino con la colla stick. E ora la nostra maschera è pronta. Iscrivetevi al nostro canale Genitori Channel su YouTube.